Comune di Cortino ha un disavanzo di oltre 350.000 euro, secondo il sindaco è tutto per colpa sua. Sì, secondo il sindaco che è naturalmente abituato a fare le campagne elettorali, forse non hanno ancora capito che le campagne elettorali sono finite, la campagna elettorale è finita l'anno scorso quando abbiamo votato e continua e pensa di poter ancora sparare le idiozie come ha sparato in campagna elettorale. Questo io non ci sto, naturalmente posso dimostrarlo. Tra parentesi una cosa che mi dispiace molto perché lui dice che è un fulmine a ciel sereno quando in verità il sindaco di Cortino, attuale sindaco di Cortino, ha votato due delibere dove si parlava proprio di questo argomento, dove noi chiedevamo alla Corte dei Conti, la prima chiedevamo alla Corte dei Conti come doverli utilizzare, e la seconda dove prendevamo impegni per poter accantonare quel fondo. Tutte e due presenti, lui e la sua attualmente maggioranza, ma allora minoranza. Quindi prima bugia dice che non sapeva nulla. Allora, o voti della roba, insomma, sono un po' preoccupato rispetto a questo. Quindi lo stesso Zoila che non sapeva nulla nel 2014 faceva parte della mia maggioranza, quando abbiamo preso il famoso mutuo di anticipazione di liquidità. Quindi dire queste cose soltanto perché devono, come si può dire, dimostrare alla gente che non possono fare nulla perché la colpa è della vecchia amministrazione, comincia a diventare un pochettino imbarazzante. La verità è che sono praticamente immobili, non riescono a spendere neanche i soldi che ho lasciato io. Vi faccio vedere il documento anche della banca. Quando io sono andato via, c'era una liquidità di 1 milione di euro nella tesoreria comunale di Cortino, 1 milione e 10 mila euro. Quindi questo era al 4 ottobre 2021. Non riescono neanche a spendere i soldi. Guardate, c'è la pompa di benzina ferma, la fabbrica di pellet ferma, non riescono a finire il parco giochi. Non sono capaci, questa è la verità. Purtroppo sono così, non l'hanno mai fatto, capisco. Purtroppo prendersela dopo 14 mesi, cominciare ad attaccare la minoranza che è stata maggioranza, allora comincia a diventare un po' imbarazzante. Mettono da parte i soldi e rifanno quello che facevo io. Vai in anticipazione di cassa e lavori, tutto qua, l'ho fatto per 10 anni. Quello che hanno avanzato è un mutuo che non poteva essere un mutuo e soprattutto il fatto che sono arrivate comunque due diffide e comunque non è stato pagato nulla. Allora, il mutuo era un mutuo perché era con la Cassa Depositi e Prestiti ed è una legge dello Stato. Io capisco, lì non c'è nessuno che legga l'italiano, e ve lo dico perché io ormai l'ho spiegato in consiglio comunale, ma non l'ho spiegato solo io. La ragioniera del comune di Cortino, in consiglio comunale chiamata da me, ha detto: scusa, ci spieghi questa cosa? Ha spiegato, ma non lo capiscono. Ma io lo so perché non lo capiscono, perché non gli conviene capire questa roba qui. Le due diffide, io non l'ho vista, non lo so perché. Immaginate il marasma della nevicata, terremoto e pandemia. Noi siamo uno dei comuni più colpiti dal sisma, siamo dentro al cratere sismico, eccetera. E poi la pandemia, ora può sfuggire pure qualche carta, non è, se la sono presi con gli uffici che sono oberati di lavoro. La ragioniera fa 3 giorni a settimana a lavoro al comune di Cortino, di cui uno sta in 104. Quindi figurarsi è il caso di attaccare, dovete attaccare me, ed è giusto che sia così, parte politica sono io, ma mai attaccare la parte amministrativa che stanno veramente pieni, pieni, pieni di lavoro. Questa è la verità. Si dovrebbero solo vergognare per fare quello che stanno facendo lì dentro il comune.